e battono le 105 volte di Race Off. 105 occasioni in cui vi siete divertiti a parlare di cavalli al trotto. Purtroppo 105 volte in cui sentite queste due voci un po' noiose, un po' pesanti, anche un po' ripetitive e sicuramente poco serie, quelle del Corba sottoscritto Bob e chi, non c'è, sento un rumore di sottofondo, pronto Houston? Scorba per te, oh. Scorri per te, scorri. Ah, scorro per me, scorro. Sì, no, io per te, oh. Ecco, sì, sì. Scorro, ecco, scorro, wow, per, ecco, me e per, ecco, quelli che stanno di fianco a me, perché generalmente se uno sta di fianco a me vuol dire che più o meno. Ciao Moreno, ben trovato. Moreno, ciao. Ah, ben trovato, grazie. Abbiamo cominciato subito con delle offese. Attaccare un bagno. Ma tu lo sai che è un, è oggi pomeriggio andiamo all'ippodromo. Sì, esatto, e ci andiamo a divertire, o perlomeno io, esatto, io mi diverto, ma perché vedo te, quindi a me il resto, sì, dopo non, esatto, importa, no, poco. Poi, no? E poi oggi abbiamo un grande cavallo da dare a vedere, una grande prospettiva, poi ne parleremo. Poi ne parleremo, poi ne parleremo. Anche perché abbiamo qualcuno che magari ci può aiutare a capire ancora, esatto, meglio. No? Esatto. Ecco, io stamattina sono anche un po', stamattina perché stiamo registrando la mattina, noi facciamo, sì, le registrazioni quando ci pare, ovviamente, no? Sì, esatto. Siamo, esatto, liberi. Alle 9, alle 10, alle 11, sì, di sera. Esatto. A mezzanotte no. No, a mezzanotte tu dormi perché hai già preso, no, il semolino, no, quindi no, non... io a mezzanotte ho fatto il race off quest'anno, No, perché c'ero io a fare il race off a Cesena. Ah, è vero. Ecco, io ero a cantare Iannacci. Esatto, vieni a cantare Iannacci in quel di Pistoia, se non mi sbaglio, no? No, un po' più su voleva volare, ecco, però più, sì, o meno da quelle parti lì, sì. Sì, da quelle parti lì. Ascoltami, sì, no, vabbè, a parte tutto, oggi sono un po' in difficoltà perché rischio, viste le mie scarse capacità di, sì, condurre, sì, trasmissioni, sì, sì, perché, sì, oggi, sì, abbiamo un ospite che asciama come te. Quindi perdonatemi se ogni tanto confondo le cose, no? anche perché era ora che lo presentassimo, perché dopo tanto vincere era ora che lo presentassimo alla nostra trasmissione, quindi lascio a te tutto il resto. Adesso io ho già parlato anche troppo. Ecco, benissimo, mi sembra un'ottima idea la tua. Quindi adesso parlo io e non faccio altro che presentare colui che si chiama come il nostro Big Mo, cioè non come nome, come cognome, si, no, chiama Monti, ma di nome invece fa Filippo. Benvenuto Filippo Monti, ciao! Buongiorno a tutti. Ciao Filippo. Ce l'abbiamo detto assieme, Moreno. Buongiorno. Grazie a te che sei qua con noi, che ci dedichi un po' del tuo tempo e sei sempre, lo sappiamo, molto impegnato, anche perché tu nell'ippica veramente del tempo ce ne investi e non poco, quindi grazie davvero di questo spazio che ci dedichi, anche perché tu conosci la nostra trasmissione, nonostante tutto hai già partecipato a una perla solo con il Big Mo e B, partecipi oggi, quindi veramente tanto coraggio, ma del resto i frustini d'oro non si vincono per caso. Ma no, guarda, io sono anche un discreto ascoltatore, nel senso che li ho seguiti dall'inizio, lo trovo piacevole, lo trovo divertente e diciamo che nel tempo libero, siccome li possiamo scaricare, riascoltare, risentire, lo faccio volentieri, perché ho trovato degli spunti interessanti, soprattutto perché mi sono reso conto che si invecchia e come si invecchia, lo dico anche a voi che siamo più vecchi, ma quanti ricordi, cioè ogni volta che ascolto qualcuno che racconta qualcosa dico, ah sì, Dio, è vero, lo sapevo, c'ero anch'io quel giorno lì, stavo facendo, insomma. È bello rimbrangare le cose del passato, è bello capire da dove siamo partiti e forse riuscire a capire dove vogliamo arrivare. Ecco, Filippo, hai detto questa ultima cosa che è molto interessante, anche perché se vogliamo noi, io e Moreno, quando abbiamo iniziato era appunto quello, cioè volevamo solamente che non andasse nel dimenticatoio, anche sfruttando le nuove tecnologie, perché vuol dire il podcast dà dei grandi vantaggi, perché come dicevi lo puoi ascoltare dove ti pare, quando ti pare, riascoltare mille volte e perché, voglio dire, l'ippica, secondo me, è una critica che faccio, è rimasta troppo legata a questi bellissimi ricordi e ne è rimasta anche un po' imprigionata.
emozionata, certe volte è rimasta schiava di questi momenti magici che ci sono stati negli anni passati. Sei d'accordo, Moreno? Scusami, è Moreno, chiedo a Moreno. Sì, beh, sì, 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 è tanto. Ormai sono tante trasmissioni che lo diciamo, cioè non c'è innovazione, non c'è niente. Guardiamo un po' anche quello che presentano di nuovo, è tutto vecchio. Quindi qua bisognerebbe svecchiare un po'. Filippo è il tipico esempio dello svecchiamento del trotto. Però sì, non bastano alcune cose, bisognerebbe veramente cercare del pubblico, andare a cercare pubblico. Ultimamente che a Bologna, tra le altre cose, è anche un po' cresciuto il pubblico. C'è per un'altra forza, ci siamo noi, scusa. Sì, esatto. No, però Filippo, che c'è un'altra atmosfera, anche a correre, c'è un'altra atmosfera con la gente, dico bene? Guarda, io forse più di qualcun altro ho patito tantissimo correre senza il pubblico, cioè sì, magari la gente non ci crede, ma per me è veramente divertente correre, e il correre senza pubblico era desolante, perché alla fine non capivi neanche quale doveva essere la soddisfazione di una vittoria o di una buona mossa, insomma. Magari capiterà che vi racconto durante la puntata qualche aneddoto, ma correre a Cesena d'estate o correre a Milano, sia nella vecchia San Siro che magari adesso nella Maura, dove il pubblico è proprio lì vicino, ha una sensazione diversa, un'emozione diversa. Sì, 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 sì. E vabbè, ve lo racconto subito questo aneddoto. Sì, sì, dai, mi piacciono tutti, vai. Perché è successo a Milano un paio d'anni fa. Venivo da una buona suite di vittorie e dopo una di queste vado in premiazione, quindi lascio il cavallo all'artiere, percorro quel pezzo di pista che porta al winner circle, chiamiamolo così, mi si avvicina un signore, ma non si avvicina neanche più di tanto, e da lontano mi fa "Monti!" E io contento, penso che magari mi aspettavo un complimento, mi aspettavo qualcosa, fa mi urla "Sei come ben lei!" E dico "Vedi che avevo visto lungo, da lontano avevo capito che io la ringrazio, siete antipatici uguale!" E quella è stata io con un sorriso sono andato via contento, perché vuol dire che la gente può comunicare con te. Cioè, certo, molto meglio una frase del genere che niente. E quindi nel periodo delle corse a porte chiuse ho patito moltissimo. Assolutamente no, ma credo che sia una delle cose belle. Parlo anche io della mia piccola esperienza, quando nella mia prima corsa, battuto sul palo, sentii dalle tribune di Modena "Trevisano ladro", battuto sul palo, avrei venduto la mamma pur di vincere, onestamente. Sono quelle cose che ti danno il senso e la misura di che cos'è andare in pista con un cavallo, vero Filippo? No, è esattamente così, ma io sono uno di quelli che quando vede dei bambini sulla staccionata li saluta a prescindere, cioè nel senso li saluta a prescindere che li conosco o che non li conosco, insomma, e per far quello che manca probabilmente più di tutti è avvicinare le scuderie alle tribune, e avvicinare i personaggi che vengono caricaturati nel bene e nel male al pubblico che è lì per vederti, che è il vecchio appassionato che pensa di saperne più di tutti perché le ha vissute tutte, a quello che viene lì per la prima volta e magari cerca uno spettacolo, perché è sia sport che spettacolo una corsa di cavalli. Certo, ed è qualche cosa che se la presenti e la fai vivere nella maniera giusta, difficilmente uno non ci prova almeno alla seconda, perché è uno spettacolo molto particolare. Io ho portato un ragazzo per Natale, dove ci sono state queste belle iniziative all'Arcoveggio, e è rimasto incredulo perché diceva "Ma non sapevo che ci esistessero ancora le corse coi cavalli. Ah,
B, non capivo che comunque si è divertito, cioè c'era un mucchio di cose, non era un bambino, era un ragazzo di 20 anni e ha detto ma perché non lo fate conoscere meglio questa cosa, ed è quello che tu dici Filippo e che noi nel nostro piccolissimo, lo diciamo, non abbiamo presunzione di nessuna sorta, stiamo cercando di fare, quello di raccontarvi i personaggi al di là della corsa, perché questo mondo è fatto del cavallo ovviamente che è il re dello spettacolo, ma anche di un mucchio di persone che fanno sì che il cavallo diventi il protagonista, tra cui Filippo Monti. Filippo Monti, che diciamolo perché non l'abbiamo ancora detto ed è giusto farlo, tributandogli il giusto applauso subito, perché Filippo Monti ha vinto lo scudetto, il frustino d'oro dei gentleman nel 2021, cose che però aveva già fatto nel 2019, nel 2018, nel 2017, puntini, puntini, puntini. Poi prima cos'era successo, Filippo? Ma guarda, è stato un'escalation ed è stato un percorso, secondo me. Bisogna partire proprio dall'inizio, nel senso scusami, che... Scusami Filippo, perdonami, poi ti lascio dire. Ti posso dire il mio primo ricordo di Filippo Monti? Non diretto, no? Prova a dirmelo. Allora, è una cosa molto tenera, secondo me. Sola? Eh? Eravamo all'Anzola, no, e Emilia era attaccata. No, c'entra l'Anzola perché io ero non mi ricordo dove, stavo guardando una corsa dove tu guidavi un cavallo di Gianni Pavan e di Andrea, il suo socio. E Oviedo Pav. Bravissimo, credo che fosse Oviedo Pav, no? E io non l'avevo mai letto il tuo nome, quindi parliamo di un po' di tempo fa, o l'avevo letto poche volte, sicuramente avevi già debuttato, ed eri favorito o controfavorito. Allora, visto che Gianni è una persona per cui ho sempre fatto il tifo, perché è una persona veramente appassionata, come Andrea, come il suo socio del resto, ha detto, ma come l'avete scelto? Fa, no, guarda che questo è molto bravo, Filippo, è uno che comunque dei cavalli li segue, eccetera, eccetera, però in quella corsa lì mi ricordo che tu andasti in testa, ma poi Oviedo Pava, credo che se era lui, andò di galoppo. Però ecco, per dirti che sei partito veramente da poche guide, poi ti sei ritrovato in relativamente pochi anni a essere un protagonista. Scusami se ti ho introdotto così, ma era anche un modo per ricordare che ovviamente assolutamente spero che ci ascolti Gianni Pavani e Andrea, che sono due amici. Li salutiamo e ne ho un piacevolissimo ricordo, anche se ricordo che in quell'occasione Oviedo sbagliò, quindi è vero. Guarda, mettiamola così, questa è una passione che mi ha trasmesso mio papà, e l'ha trasmessa ancora prima magari che io nascessi, perché il nome è a caso. E la mia povera mamma, che magari non sapeva il significato del nome Filippo, l'ha accettato di buon grado, ma era già un po' tutto scritto. E, addirittura il nome, quindi dici, si parte già da. Beh, ma Filippo per etimologia vuol dire. Ma è stato scelto per quello? Ah sì, mio papà l'ha scelto per quello, secondo me, nel senso che mia mamma e mio papà si sono conosciuti all'ippodromo addirittura, perché. Mio papà era gentleman, era proprietario, era super appassionato, e mia mamma invece era lì come una persona qualunque con un'amica sugli spalti una domenica qualunque, per cui è tutto veramente fatto. Vinovo? Parliamo di Vinovo, vero? No. Il sono di Vinovo a Torino, sì. Sì, esatto. Sono nato e vissuto a Torino per una trentina d'anni abbondante e poi mi sono trasferito. E quindi nasce tutto molto, molto, molto da lontano. Anch'io avrei da raccontarvi le sere passate alla stazione ad aspettare che arrivasse il trotto con papà seduto in macchina perché non era ancora arrivato, perché c'era il treno in ritardo. Oppure le famose agenzie ittiche o fatti dove ancora si fumava e quindi erano dei sotterranei, negli scantinati. Dove il ragazzo che vendeva i biglietti, mettiamola così, il terminalista, perché sì. Ma non c'erano i terminalisti, rappava a mano i voucher dal block notice con su scritta la giocata, la telescrivente, la famosa telescrivente. Wow. Quindi ho vissuto veramente fin da piccolo
tutto l'insieme. Filippo, scusami, non l'abbiamo ancora contestualizzato. Sono 45 fatti a febbraio, okay. Quindi sono okay. Tanti, ma sono realmente una quarantina vissuti nel PS, certo. Sì. Cioè, e tra tutti i ricordi ho perso due denti, per fortuna erano ancora da latte, cadendo da un bancone di una sola corsa dove mio papà stava facendo una giocata e io caddi malauguratamente e mi ruppi due denti. Cioè, ce ne sono veramente di ogni tipo di ricordi. Filippo, scusa, ogni tanto ti devo interrompere, però perdonami. Io non riesco a non domandarti quando sei tornato a casa senza due denti da latte, per carità. Non ricordo mia mamma che cosa abbia detto e non ricordo mio papà che cosa abbia detto. Okay, questo me lo sono perso. Ma ricordo esattamente che era una notturna, ricordo esattamente qual era l'agenzia di Piazza Statuto che era sotto i porti. Cioè ricordo, c'ho dei ricordi vividi di certe cose, ma non ricordo che cosa è successo arrivati vabbè, a casa. E vabbè, ci rimarremo col dubbio, anche se tutti ci immaginiamo qualcosa di simile, immagino. Prego, vai. Poi succede che per un paio d'anni, cioè quelli che vanno probabilmente dagli 8 ai 12, andavamo praticamente all'ippodromo solo un paio di volte all'anno, giorni del Costa Azzurra o cose del genere. Mentre poi mio papà disse: ma perché non ricompriamo un cavallino? E di lì ripartì a comprare un brocco, per il quale si esultava quando invece di arrivare sesto o settimo arrivava quinto o quarto, e di lì capisci l'essenza reale che una volta magari c'era più che adesso, cioè nel senso c'era veramente la gioia o l'emozione per un tuo cavallo che arrivava quinto ed era un brocco, mentre invece adesso è tutto portato... Se non vinci hai perso, sì, cioè, qui ormai sì, ogni corsa dovrebbero vincere 10 cavalli e ogni volta che qualcuno non vince o è colpa di qualcosa o è colpa di qualcuno, insomma sono cambiati veramente molto gli ragionamenti che facciamo noi e questo lo dico rapportato a quello che vivo quotidianamente con le corse dei cavalli, ma penso che sia sociale, una... un discorso più sociale, sì. Una modifica nel nostro pensiero dovuta a un mucchio di fattori, ma che ci ha portato così lontani da quello che è magari la prima essenza della cosa. Sì. Vabbè, vado avanti, sennò diventa lunghissima. Per cui qualche cavallino, insomma, 18 anni, decido di fare il corso gentleman. Vengo bocciato. Cioè, io sono stato bocciato all'esame per il corso gentleman quando avevo 18 anni. Sarei potuto essere il più giovane gentleman italiano, perché mi ricordo che iniziamo il corso che forse non ne avevo ancora compiuti 18. Insomma, potevo debuttare a 18 anni e 2 mesi e fui bocciato. No, questo ci devi raccontare, perdonami. Bocciato non voglio mancare, però insomma ti eri impegnato, diciamo così. Ne ho un ricordo sfocato, nel senso che ho voluto magari cancellare, ma di base venne bocciato perché all'esame pratico, sì, il cavallo con il quale facevo l'esame, che era un cavallo che si chiamava Nielsen, non so se ve lo ricordate. Sì, Nielsen, assolutamente. Un cavallo tanto grosso, spacciato, bianco, insomma, sì. una pessima scelta per l'esame, perché era un tiratore, era un cavallo difficile anche da gestire, che dopo la quarta partenza richiamata con i nastri, è quasi l'unico modo, purtroppo, che... non seppi più reggere e partì per due giri di trotto, ma senza controllo. E non l'ha presi bene, diciamo che non l'ha presi bene, però anche quello ho capito che doveva andare così, probabilmente, che anche quello faceva parte del disegno, del gioco, chiamiamola un po' come vogliamo, che è la nostra vita.
Rifiutai di fare un paio di corsi dopo e rifeci il corso nel 2009, una roba del genere. Sì. Quindi era passato del tempo dal 95 che era il primo corso. E, all'epoca eravamo diventati anche allevatori, e avevamo qualche cavallo in più. Io personalmente avevo comprato e accudito un paio di mie cavalle. Mi piaceva andare a lavorare i cavalli più che correre. Avevo un paio di collaborazioni, insomma, la vivevo lontano dalle corse per quel che mi riguardava, ma sempre presente sugli spalti di qualsiasi ippodromo. Non ti eri messo a giocare a calcio o a basket? No, non l'ho mai fatto. Ho sempre solo esclusivamente giocato ai cavalli. Ai cavalli. No, ma io avevo 18 anni, 19, erano quegli anni lì, prendevo la mia 500, che era una scatoletta, partivo e andavo da solo a San Siro a vedere le corse, facendo la strada provinciale per risparmiare i soldi dell'autostrada. Ma la domanda, scusami, tu me la chiami, no? Risparmiavi i soldi dell'autostrada per investirli durante le corse? Ok, perfetto. Esatto, per potermi perdere durante le corse. Ok, perfetto. Ma sì, no, sì, ma sì. Guarda, come perdere? Filippo, non si può perdere a questo gioco. Cosa dici? Non si può mica perdere. Lo penso anch'io, sono solo degli investimenti. Sempre solo degli investimenti. Un gioco che non si può perdere. Sì, ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo, ovviamente, Moreno, lo sai. Un altro personaggio fondamentale per la mia carriera ippica è stato Fulvio Adami. E qui facciamo un piccolo flashback, torniamo indietro negli anni. Sarò stato il 91, il 92, una cosa del genere. Ero nel parterre dell'ippodromo di Vinovo con il mio giornale in mano, tutto scritto. E scritto di che cosa? In quegli anni, che erano gli anni del primo liceo, della terza media, non so, insomma, con papà, professore di matematica, ero parecchio appassionato di numeri, di matematica, quindi trasformavo le probabilità che io davo a un cavallo di vincere una corsa in un numero che era la quota di riferimento a quello che io pensavo potesse valere in quella corsa quel cavallo. Quindi con il mio giornale tutto scritto di questi numeri vagavo per il parterre alla ricerca della scommessa da fare, la scommessa migliore possibile da fare. Quindi scusami, per capire, cioè, tu ti calcolavi la tua quota, diciamo, logica, quello che tu ti eri calcolato, no? E andavi a cercare se c'era una quota compatibile con questa tua ricerca. Allora, la quota è la trasformazione di una probabilità. Sì. La probabilità, mettiamo che questa corsa la vince un cavallo al 100%, cioè nel senso per forza vincerà uno. Cioè Bob Logan vince al 100%, diciamolo, ok. Quante possibilità ha quel cavallo di vincere quella corsa? Cioè io devo prendere il 100 e dividerlo per tutti i cavalli partecipanti a quella corsa. Ok. Una volta che ho questo numero, che è la percentuale di possibilità di vincere quella corsa, lo posso trasformare in una quota. Ok. Quanto la quota proposta dal bookmaker, dal totalizzatore, superava, cioè era più alta di quella che veniva fuori a me, cioè secondo loro quel cavallo aveva meno probabilità di quelle che gli davo io, allora potevo intervenire con una scommessa, un po' come scommettere testo o croce a una quota superiore alla pari. Certo, certo. Ok. E quindi questo, chiamiamolo buffo personaggio di Fulvio Adami, perché era veramente, dal mio punto di vista, ultraterreno, cioè, insomma era un'entità astratta o superiore, mettiamola così, si avvicinò e vide i miei segnetti e mi disse: ma io posso giocare 1000 lire a queste quote?
io non lo conoscevo, non sapevo chi era, cioè era una roba un po' così, gli dissi di sì. Gli dissi di sì e lui giocò 1000 lire di Norman Peak, che era un suo cavallo, sì, a 4-1 alla stessa corsa. Questo succedeva alla seconda o alla terza. Sì. Norman Peak vinse. Io ero disperato, dovevo dare 4 lire al signor Castro. Non mi ricordo se ci furono scene di pianto o comunque sia, gli diedi queste 4.000 lire. Riunione successiva, stessa cosa. La prima corsa lui giocò 1000 lire a 2.5 di, non mi ricordo il caso. Insomma, per farvela breve, alla terza scommessa che aveva preso, capì che era meglio che se lui giocava 1000 lire, io ne giocavo 5.000 di quello che lui aveva giocato, anche se alta quota più bassa. Insomma, inizio. Ascolta, tutto è un ragionamento così matematico il tuo, non fa una piega. No, non era matematico, era per forza, nel senso che avevo capito dove stavo sbagliando e cercavo di ottimizzare il mio errore. Certo, certo. E, insomma, entrammo in confidenza, entrammo in amicizia e di lì nacque un po' tutto, perché in pratica lui mi insegnò come approcciare una scommessa, come gestire i fattori che possono influenzare una corsa, sempre con i numeri, sempre con queste cose qui, e furono anni super divertenti, dove un 14enne, un 15enne faceva delle cose non della sua età, perché aveva a che fare con gente più grande. Cioè erano gli anni dei primi telefonini, e io che avevo 15 o 16 anni avevo un telefonino mentre mio papà non ce l'aveva. Perché c'erano le corse a Milano, e quindi se andavi in sala corsa almeno lui ti poteva telefonare per dirti che quel cavallo lì aveva sgambato bene, non un altro. Insomma, furono anni che vissuti bene, che come ricordo lo sono ancora meglio, nel senso che veramente, veramente ho imparato più che a giocare o a scommettere, a ragionare, che secondo me è fondamentale, e tante volte noi qui ce lo perdiamo, perché non è importante, secondo me, al 100% il risultato, è importante fare il ragionamento corretto, è importante essere consapevoli di quello che uno sta pensando, perché è basato su della logica e su delle deduzioni, insomma è tutto un processo. A me piace lo step by step, mi piace arrivare alla conclusione attraverso i passaggi. Certo. E riassumendo tutto, 2009 ho preso la licenza, per i primi 3 anni ho corso pochissimo, perché si poteva correre solo con i cavalli di proprietà e ne avevo solo un paio, ma vennero fuori 9 vittorie in una trentina di corse nei primi 4 anni. E quando nel 2013 ero a Bologna e all'Anzola da Grist, incominciai a guidare anche i cavalli degli altri, tra cui Oviedo Pavo fu veramente uno dei primi. Nel 2014 mi trovai senza nessun tipo di previsione, senza nessun tipo di obiettivo a lottare per lo scudetto. Fu l'anno emotivamente più importante, perché non ero abituato e perché non sapevo neanche bene forse vivere questo dualismo che si era creato tra nord e sud, perché c'ero io da una parte al nord e Antonio Signoli al sud. E ricordo che facemmo 18 vittorie ciascuno a novembre, e vi assicuro che sono numeri quasi da fantascienza. Sì. E mentre poi a dicembre lui ne fece 14 e io mi fermai a una decina, perché preso un appiedamento negli ultimi giorni dell'anno. Sì, ci ricordiamo. Un appiedamento che non potei scontare. Cioè, se dovessi scontare, perché non c'era la commissione per chiedere la sospensiva, insomma,
lì subito mi sentì un po' defraudato del poter lottare fino alla fine. Certo. A posteriori è stato un gran anno, un grandissimo avversario, e forse non ero ancora pronto, o non era ancora giusto che quell'anno lì io avessi tra virgolette la consacrazione di quello che era stato il percorso che mi aveva portato a guidare tanto, a guidare bene, a guidare per degli allenatori importanti, perché poi alla fine l'esperienza incide moltissimo ed è una somma di fattori, Roberto, tu lo sai, nel senso che più guidi, meglio guidi, più ti chiamano, esatto. Più ti chiamano, più guidi cavalli buoni, più guidi cavalli... Insomma, è ovvio che devi avere un po' di pazienza? Lo possiamo usare la parola pazienza? Un po' di, un po' di talento, un po' di, insomma, qualcosa devi avercelo, però ci deve essere anche molta applicazione. Certo. Quello che io ho sempre fatto è studiare e provare a migliorarmi. Mi ricordo che guardavo le mosse di Bellei dopo che la corsa era stata fatta e dicevo: Cribbio, 95 volte su 100 lui fa la cosa giusta, lui fa la migliore scelta possibile a posteriori, figuriamoci se, ed era impressionante. E poi guardavo come comandava Gubellini, e poi guardavo come faceva partire i cavalli in pista piccola, quello quell'altro, insomma, ho sempre avuto questa volontà di migliorarmi e di studiarmi, perché mi piaceva. Certo. Solo di studiare faceva, non ero obbligato da nessuno, ed erano cose che mi risultavano facili. Ascolta Moreno, stati... scusami Filippo, ti volevo, così che contestualizziamo, sì, anche con... dimmi. No, scusami, ti ho interrotto, dimmi Filippo. No, dicevo, bloccatemi voi, perché sennò io sono un fiume in piena. Sì, no, ma infatti no. Volevo chiedere a Moreno, noi siamo gli spettatori, io mi vanto di essere stato lì in mezzo, no? Quindi essere uno spurio, un mezzo uomo, nel senso buono del termine, non capisco le cattiverie che potete pensare. Però voglio dire, di vedere le cose da una parte e dall'altra. E questo a me è servito perché, come trovo che da una parte delle scuderie molte volte c'è un vissuto troppo... perdonami, serioso, noi siamo uno spettacolo comunque, no? Quindi è giusto che dobbiamo proporre il miglior spettacolo possibile, quindi imparare e migliorare sempre, però dall'altra parte non dobbiamo dimenticarci che c'è gente che si vuole banalmente divertire, eh? Perdonami la semplificazione, Filippo, è per capirci, per cui passo da Moreno, a Moreno, e gli dico: quando tu vedi guidare Filippo, sì, sempre che tu non l'abbia giocato, ovviamente usciamo dallo schema della scommessa, no? Che cosa apprezzi e che cosa non apprezzi della sua capacità di guida e di interpretazione della corsa? Non l'hai giocato, ripeto, e non l'hai giocato neanche un altro. Vai. Ma lui, quello che diceva lui di Bellei è rapportato a lui in mezzo ai gentleman. Lui le scelte sbagliate ne fa pochissime. Cioè le scelte sbagliate, poi, che non sono scelte sbagliate, sono valutazioni che secondo... il momento possono essere giuste, possono essere sbagliate, ma la maggior parte delle valutazioni che fai lui stranamente sono giuste, in mezzo ai gentleman. Poi in mezzo, cioè, ai stranamente, stranamente, perché dici in mezzo ai gentleman, non è questa statistica, non è così probante. No, perché forse sono più fattori, perché vi interrompo, sì. Perché forse ci sono più fattori tra virgolette a caso, cioè è più difficile capire che cosa possa fare un gentleman piuttosto di, sì, che cosa possa fare un professionista. Cioè, sì, ogni tanto veniamo spiazzati da mosse che apparentemente non sono logiche, ma che vengono magari distinto, vengono naturali, vengono per foga, vengono per inesperienza, e quindi è più difficile prevederle, mettiamola così. Cioè, sono corse dove forse uno schema o una mossa è un po' meno preventivabile di quella che c'è in professionisti, tutto qua. Certo. Ma è giusto ed è normale che sia così. Cioè, io mi ricordo che ogni tanto mi arrabbiavo o mi stupivo di certe mosse, mentre invece adesso dico: ognuno è giusto che faccia quello che vuole. Io ne avrei fatta un'altra, e quindi ragionando con la mia testa non mi aspettavo che lui facesse quella,
ma ognuno fa quella che ritiene migliore in quel momento, e consideriamo che le mosse devono essere prese in un decimo di secondo. Esatto, che quindi 9 volte su 10 è quasi solo istinto. Certo. Anzi, cioè, io spesso ho sbagliato, o spesso ho peccato di perché ho ragionato troppo. Cioè, a me risulta difficile fare una mossa di istinto naturale, punto e basta. Cioè, non mi viene. Sì. Prima ci provo a mettere un ragionamento che sia giusto o sbagliato, che è lo stesso, vi assicuro, che io per queste cose qui rimango quasi malato. È lo stesso che faccio quando scelgo la corsia al casello dove andare a pagare il biglietto. No, vabbè, qui si tratta di un'altra cosa, e su cui conosco dei brave persone che ti possono aiutare, ecco Filippo. E allora quindi tu mi vuoi dire che quando vai a fare la spesa, sì, tu fai lo studio malato, statistico, sì, della coda migliore? Della cassa, certo. Oppure vado, quando vedo che c'è troppa gente alla cassa, mi metto in coda su una cassa dove c'è una cassa libera, sperando e pensando che l'altoparlante faccia siamo aperto cassa 5. Beh, no, io sono veramente... Vabbè. No. È giusto che hai vinto 4 frustini d'oro, guarda, te lo dico, perché solo per compensare questa grande frustrazione, perché tanto non ci azzecchi. Non ci azzecchi. Ma guarda, questo è motivo di discussione con Martina. Ogni giorno, cioè, noi portiamo Noah a scuola la mattina, sì, e io quando guido la macchina è come se fossi in un videogioco dove devo passare lo schema, e lei tutte le volte mi dice: santo Dio, ma credo, ma sono le 7:30 della mattina, ma vuoi stare un po' rilassato e provare? E niente, non ce la fa. Filippo, scusami, non so se tu ti sei reso conto in questa cosa, dopo chiedo un parere a Moreno, ma non mi sbaglio. E tu ti sei creato un'immagine nuova in questo momento. Ma guarda, tu d'ora in avanti sarai ricordato da tutti come quelli che sceglie la fila alla Coppa, e quindi sarai giustificato in tutte le tue operazioni in corsa. Te lo dico prima, vero Moreno? Sì. No, poi soprattutto la gente capirà perché è ospite di RaceOff. Ecco perché è ospite di RaceOff, adesso mi hai capito. No, bravo Moreno, hai dato la lettura vincente, come solo tu, ecco, sai fare. Esatto. Hai capito, Filippo? È così, no. Non ti preoccupare. Guarda, io sono invecchiato così, no, stai tranquillo, guarda, proprio, ma si sta bene. L'unico ospite non pagato, poi, perché... No, ma... Vai, guarda, spesso la gente si fa un'idea su quello che vedo o personale, nel senso che io non pretendo né di essere simpatico a tutti, come diceva il signore, né di essere bravo, né di essere, cioè, nel senso, quello che mi piacerebbe ogni tanto è che qualcuno che emette delle sentenze, dei giudizi, sapesse di che cosa parla, tutto qui. Cioè, certo. Se un mio amico mi in qualche modo mi giudica, io lo capisco e lo trovo plausibile. Se mi deve giudicare qualcuno che non mi conosce così, per sentito dire o sulla base di qualcosa, allora mi dà un po' più fastidio, ma sono abituato anche a questo, insomma. È tutto un po' così. Beh, come personaggio pubblico questo succede spesso, purtroppo è così, cioè non, si va, è un discorso di pelle, non, cioè la gente apre la bocca senza ragionare, hai capito, quelle cose lì, ma senza ragione, succede. Io a pelle purtroppo con le mano tutta questa aurea, cioè, poi vedi, in questo caso poi si amplificano anche le cose, come vi ho detto del dualismo tra nord e sud che ci fu nel 2014. Nel 2015 e nel 2016 ci furono i due tra virgolette match con Matteo. Certo, col Zac. E quindi anche lì, siccome siamo su certe cose talmente diverse, la gente si schierava da una parte o dall'altra. Cioè, lui c'ha questo sorriso, lui c'ha questo modo di fare che è completamente diverso dal mio, per cui anche lì c'era un dualismo.
che alla fine è bello. Però, cioè, nel senso, no, scusami, non è bello, perdonami Filippo, è vincente. Cioè, questo sport non può fare a meno dei dualismi, delle sfide, cioè Gubellini contro Brighenti, voglio dire, questo è il sale del nostro sport, come nel ciclismo. Quindi tu contro Zaccherini è fondamentale per dare un senso anche nella corsa gente, ma anche per il gioco. Si gioca per simpatia, quindi a me sta simpatico Zac, gioco Zac, e se vince quell'altro io gli dico che ha rubato tutto, cioè, ma fa parte del gioco. Credo, cioè, se a me dovesse capitare, non capiterà per incapacità profonda, ma di dover sopportare il peso di essere quello antipatico, io farei fatica, te lo dico, perché non è banale essere quello antipatico per alcuni e simpatico ovviamente per altri. Io invece mi ci trovo bene in questa figura, nel senso che ognuno deve essere quello che è. Certo. E Matteo è più simpatico, è più a pelle, più solare, più empatico. Cioè, per cui è giusto che lui avesse quel ruolo e io ne avessi un altro. Scusami, hai detto a pelle intendendo il figlio d'Apollo? Esatto, a pelle, sì, figlio d'Apollo. Sì. Sì, esatto. Allora, volevo solo chiarire un dubbio. Moreno stava dicendo qualcosa, prego. No, stavo dicendo che a te non piacerebbe il ruolo di antipatico, ma forse non hai capito, eh? Io non ho capito, a prescindere. In questo caso non ho proprio capito che cosa mi vuoi far capire. Non è che tu hai il ruolo di antipatico, tu sei proprio antipatico. Cioè, proprio, su questo non c'è dubbio. Ah, perfetto, ecco. Scusa, non lo sapevo. No, come non lo sapevi? No, ti giuro, stavo facendo di tutto per essere simpatico. Dipende, io. Guarda, dipende sempre chi è l'avversario. Perché non c'è, cioè, nel senso, tu puoi giocarti un ruolo. È vero. Dipende da dove. Quindi Filippo mi sta dicendo in maniera politically correct che, essendo che io mi confronto con Big Mo, che è molto simpatico e molto preparato, io sono quello antipatico e stupido, ignorante anche. Grazie. Che due ruffiani che siete. Grazie. Oltre che antipatici, anche ruffiani. No, vabbè, Filippo, grazie. No, di queste letture, no, ma è bellissimo, davvero. Grazie di questo confronto molto aperto, perché se io condivido. Guarda, io cerco sempre di trovare una lettura diversa da quella normale, una lettura anticonformista della cosa che la gira. Tu pensa. Sì. E anche qui aneddoto, stiamo parlando del liceo. Sì. Lezione di storia dell'arte, interrogazione di storia dell'arte. Madonna. Non mi ricordo di che chiesa si stesse parlando. Sì. Dovevo enunciare gli attrezzi di questa chiesa. Uh-huh. e la professoressa mi chiese: Monti, ma questi attrezzi sono nella navata di destra o nella navata di sinistra? E io, in maniera diretta, precisa, subito le dissi: dipende da che parte lei guarda. No, la chiesa, no, dalla parte dell'altare o dalla parte. Un mito, a questo punto un mito, grande Filippo. E la professoressa mi disse: ottima risposta, ottimo, vada a posto. E finì la mia interrogazione. E tu non lo sapevi, certo che non lo sapevo. No, Moreno, questo è un capolavoro, questo è un dipinto. Ma, scusami. Ma questo è proprio per dirvi che è un po' dentro di me di trovare una lettura, sempre una lettura possibile di una cosa. Insomma, è una capacità di elaborazione dei dati che comunque nell'ascoltarti è evidente, è palese, ed è un modo di vedere le cose. C'è chi vive più di istinto e chi vive più di un ragionamento di base. Non smette voi che siete antipatici, c'è la gente che non vi capisce.
Vedi Filippo com'è brutale, vedi com'è brutale lui. No, ascoltami, cambiamo un attimo discorso, no, perché il tempo scarseggia ed è veramente molto interessante. Innanzitutto volevo dire che tu, davvero gentleman, comunque nel 2020 hai concesso, ovviamente scherzo perché sarà ampiamente meritato, all'Elena Orlando Villani di interrompere la tua sequenza di vittorie, no? E devo dire che quindi tu, diciamo, hai al sud 2-0 per loro. No, perché no, hai battuto, no, perché stavo guardando, perché allora, facciamo una rapida graduatoria. Nel 2014 vince Simioli secondo Filippo. Nel 2015 e nel 2016 vince Matteo Zaccherini, che batte una volta Matteo e una volta Ciccarelli. Poi Matteo batte nell'ordine nel 2017 Zaccherini, nel 2018 Vastano e nel 2019 Zaccherini. Nel 2020 vince la Villani contro Filippo e nel 2021 vince Filippo contro Zac. Tu non hai mai battuto negli ultimi anni uno del sud, quindi vuol dire che tu hai delle preferenze. No, guarda, segui il tuo ragionamento di logica, scusa, ma è un caso. sono stati due belli scontri, tutti e due persi. Secondo me Signori se lo meritava, e la Villani anche, perché ci ha creduto molto di più di quanto credessi io, cioè che io credessi che lei potesse farlo. Certo. E quindi le va dato merito di aver fatto un'impresa. Come disse Matteo l'anno precedente, quando 56-55 per me. Esatto. Bisogna sempre essere in due, quando uno vince l'altro perde, nel senso, è vero che è meglio essere quello che vince, però già essere l'altro vuol dire aver fatto bene. Bravissimo, insomma. E questo non dovremmo dimenticarcelo mai, che si può perdere ed essere bravi lo stesso. È chiaro che chi ha vinto è stato più bravo di te, però si può perdere male, ma si può perdere bene. Ti interrompo, Filippo, perché ci tenevo molto, anche per coinvolgere ancora di più Moreno, perché magari secondo me molti non sanno che tu sei anche, oltre che proprietario e gentleman plurivittorioso, sei allevatore. Questo è un aspetto che volevo portare a galla. Gli Étoile è roba tua, giusto? Esatto. Allora, volevo chiederti un confronto con Moreno per quello che riguarda le tue scelte di genealogia e quali sono i tuoi punti fermi per l'allevamento. Per cui lascio la domanda a Moreno, a cui Filippo, se vorrà cortesemente, potrà rispondere. Vai, Moreno. No, niente, ho visto che usi stalloni un po' di tutto, ma tu prediligi il seme fresco o seme congelato? Allora. Ma già il fatto che hai una presa in giro, che io sono contento che abbia fatto. No, stavo la risata era una perdita di tempo per cercare la risposta migliore, perché voleva essere una battuta. Sì. Ma quando feri non mi sono mai occupato proprio in prima persona dell'allevamento, è una cosa che faceva più papà. Sì. Sono intervenuto solo ogni tanto, in questo caso più a sensazione che ad altro, o forse magari un po' influenzato dalle mode, dal mercato, da aver sentito, parlato con quello o con quell'altro. In questi giorni gioco forza, non essendoci più papà, mi devo prendere l'onere di alcune scelte. È già andata in razza la Zosca, che è una delle figlie della nostra Flor d'Orangeance, che era una delle mie prime cavalle che comprai ancora quando non guidavo, e che ci ha dato buone soddisfazioni perché ha avuto praticamente tutte femmine da corsa, non è mai venuto fuori un maschio, ma tutte femmine da corsa, a partire da Si Étoile del Rio a finire con Altair Étoile. È una gallina, vero? Sì, la Zosca è una Ganimede, ha una gran struttura, e per via del non ha mai avuto infortuni, non ha mai avuto niente, un po' per via del programma. L'anno scorso ha fatto un po' di fatica a sbarcare il lunario, mettiamola così, a mantenersi, per cui quest'anno ho deciso che era meglio
non perdere l'anno nel divertirmi io a correre, ma provare a ingravidarla. E qua Moreno e quindi, ti fa un applauso, vero? Sì. Due. Due. Guarda, sì. Faccio anch'io, vai, vai, andiamo avanti. Sì. Cavalli sfruttati in razza non darà mai niente. Eccoci. Quindi questa è stata la prima. Io penso che sulla stessa strada ci sia la Vega, nel senso che vedo che fa fatica e anche lei mi sembra pronta per diventare mamma. E sono sorelle, ma hanno due papà ben diversi, con delle idee mie anche diverse. Per cui la Zosca ho pensato di destinarla a Varenne, andando un po' sul sicuro, andando su un usato sicuro, nel senso che mi venga fuori maschio, mi venga fuori femmina, dovrebbe andare bene comunque, e le femmine figlie di Varenne sono stimatissime come fattrici, quindi mi metterei già lì un'altra possibile fattrice per il futuro. E mentre invece per la Vega sono un po' più in alto mare, perché l'incrocio secondo me è un po' più difficile, quindi accetto suggerimenti. Ninja Riz è pronto per te, sì. Lancia un sondaggio, Roberto, lancia un sondaggio. Guarda, ti faccio rispondere dal professore, il professore qua di fianco. Prego Moreno. Victor Gio. A me piace molto Victor Gio. Mi piace Victor Gio, che cavallo precoce, sangue francese però precoce, Ilaria, sì, Jet, mamma, quindi sì. cavalli facili, ho visto quelli che hanno debuttato quest'anno, cavalli abbastanza semplici, non fuori di testa, affidabili e tutto quanto, quindi così, almeno dalla prima annata, poi ce n'è. Cioè, allora, come Stalloni in Italia c'è solo da sbizzarrirsi, ce ne sono lo stesso Ringo Starr 3, ad esempio. Quindi magari un cavallo tardivo può darsi che li dia tardivi, e noi i tardivi non è che piacciono molto. Però guarda, sì. Moreno, io per la Vega, che è una figlia di Prodigius, e Prodigius sì, in Francia è strastimato, sì. Pensavo a qualcosa di più internazionale e ti spiego il motivo. Cioè, siccome Nunzio l'avevo come alternativa a Varenne per quel che riguarda la Zosca, perché ho visto che Nunzio Ganymede ha già prodotto bene, sì, dinamite basta, ce ne sono un paio. L'americano mentre con Ganymede produce bene. Ok. Mentre invece per la Vega mi volevo lanciare su un Gugu Gaga, una roba più internazionale. È uno dei miei stalloni. Siccome di Prodigius in Italia ne abbiamo poche e sono sì, prevalentemente francesi, quindi incrociate tra di loro. Fatto che Prodigius possa essere un buon padre di fattrici è già dichiarato in Francia, dargli una linea un po' internazionale non mi dispiaceva. Cioè, volevo creare un puledro che potesse piacere in Francia, in Italia e in Svezia, perché sai, sì, ogni tanto qualcuno bisognerà anche pur venderlo e non sì. Con Gugu Gaga rischi un pochino, Filippo, perché lo sai che lui viene da ambiatori, certo. Però gli ambiatori poi vengono dai trottatori, perché il capostipite degli ambiatori era Eric Tournier, che è stato un grandissimo stallone al trotto prima di essere capostipite c'è la pillolina lì a destra, esatto, prendila la pillolina, esatto, aspetta lì a che destra. La prendo dell'ambio. Sì, okay. Ecco, quindi ritorneresti a un trotto antico con il francese e l'Ectonier. Cioè, no, a me piace molto, a me Gugu Gaga piace molto, perché da cavalli velocissimi, tra le altre cose, però, se esatto, non, però c'è sempre il rischio che
Ah, beh, il rischio, scusami, nei cavalli, sì, perdonami, sì, sì, i cavalli hanno, sì, la coda, è il ritorno dalle, sì, origini del mondo, no? Sì, i, sì, cavalli, sì, hanno la coda, quindi possiamo fare tutti i ragionamenti, sì, sì, e poi, no, si arriva dove è può. Vero, è vero, è vero. No, no, Gaga mi piace molto. Sì, no, ma è sfondato una porta aperta. Quindi Moreno, la kill, invece che metterla in grasso, visto che è un po' vecchia e sfruttata, andiamo ancora a correre a Malta qualche anno o no? No, Malta no, Malta no. Ci sei mai stato? Ci sei mai stato, no, Malta? Ecco, ma lascia perdere. No. Sapete che ho nella mia personalissima bacheca ho un posto libero, che è la vittoria in Francia. Cioè, se mi dovesse, cioè, una delle domande che mi hanno sempre fatto, tutti gli anni, alla fine dell'anno, obiettivi per l'anno prossimo, mi manca la vittoria in Francia e patisco tremendamente per questo. Ho 6 secondi posti, un buon terzo posto a Vincennes, ma mi manca la vittoria in Francia. E la farai con Tilletoile? Quest'anno? No, basta, la Till in Francia non si corre perché c'è 10 anni e quindi l'anno prossimo non, sì, non potrà, sì, più correre. No, però se ci vai la vigilia dell'Amérique, puoi, sì, correre. Sì, hai ragione, però mi sembra che chiami da 7 a 10, ma a prescindere da quello, che ormai mi sembra che sia perso quel tempo lì, avevo l'occasione buonissima l'anno scorso e discreta anche quest'anno, ma ho desistito entrambe le volte e, quindi quella mi manca, la vittoria in Francia mi manca. E poi tornando ai frustini, penso che un obiettivo che mi sono ancora dato, poi appenderò guanti, caschetto e frustino, se ce lo faranno ancora usare, al chiodo, potrebbe essere quello di 10 titoli consecutivi, ma non d'oro, cioè 10 frustini consecutivi. Siamo a 8, ne mancano 2, è un risultato che non ha mai ottenuto nessuno, e siccome dobbiamo sempre guardare avanti, questo poteva essere un obiettivo da raggiungere. Beh, bello ambizioso, ma per crescere, sì, bisogna essere ambiziosi, non ci sono comunque strade parallele da percorrere. Moreno? No, dobbiamo stare in salute. No, certo. No, è giusto, è giusto, però in Francia bisogna andare a vincere, ecco. Questo è essenziale questo. E poi comunque voglio dire, secondo me dovresti anche mettere una vittoria a Montechiarugolo, non so se l'hai mai ottenuta, ma io anche perché ti posso garantire che i premi successivi, cioè i primi e i secondi, garantiscono una soddisfazione, sì, sì, adeguata, sì, quindi sì. Buone crescentine e tutto, sì. Quindi no, lo diciamo con grande affetto sempre per ricordare. Come dici, scusa, non l'ho sentito? Primi, secondi, contorno e dessert. Esatto. No, ma hai mai vinto a Montechiarugolo? Sei mai andato? No, non ho mai corso. Ecco, adesso vabbè, comunque è un'esperienza, adesso lo diciamo sempre per grande amicizia e affetto, anche perché sai, io invece mi sono dovuto accontentare, ma tutt'altro è stata una soddisfazione enorme quella di vincere a Montechiarugolo. Del resto, riuscendo a fare male nelle piste ufficiali, sono dovuto andare a cercare soddisfazioni altrove, ma che soddisfazione, ringrazio ancora tutti. Ascolta, e niente, l'ultima domanda che ti faccio, Filippo, prima di salutarti è questa: una tua fotografia di questo momento, di questo anno 2022 dell'Ippica, quali sono secondo te, stiamo entrando un po' nella stagione importante, no? Quando incominciano le classiche, eccetera, eccetera, quali sono i cavalli su cui hai delle aspettative, non tuoi, ma anche i tuoi eventualmente? E una domanda secca: qual è il tuo cavallo del cuore? Senza voler mancare di affetto a tutti gli altri, ma ci avrai un cavallo del cuore, ce lo vuoi dire? Allora, questa sono due domande difficili, perché basta che non mi rispondi, dipende da che parte la guardi, che dopo non vale. hai ragione. Allora, il cavallo del cuore è veramente difficile da dire. Probabilmente questa Fleur d'Orangeance, che fu la prima cavalla,
facemmo una suite di vittorie consecutive e la portai dalle reclamare a partecipare a un gran premio, è stata una cavalla importante, però non l'ho mai guidata, quindi probabilmente lo scettro del cavallo del cuore rimane a Topazzi, che mi ha regalato il Federnat e mi ha regalato il record. Io detengo il record della corsa gentleman più veloce in Europa. Ah sì? Che questo non lo sa nessuno. No, ma... Infatti, no, Bert, ci dai questa grande. Di racconta. È così. No, abbiamo fatto un 11 secco a Milano, che è stato anche record della pista per un periodo, poi è stato battuto, ma rimane la corsa più veloce. La corsa non più veloce d'Italia ed Europa. Non lo sapevo, grazie. E quindi direi Topazzi, era un prospetto di altissima qualità fino all'infortunio. Lui, ricordo che quell'anno nella Coppa di Milano era l'antagonista, lo sparring partner, l'avversario, insomma, nelle due batterie, da una parte c'era Razzi Bocco e dall'altra c'era lui. Certo. E a Razzi Bocco dopo quel giorno lì ha vinto tutto quello che ha vinto, mentre lui si fece male e non poteva neanche correre. Certo. E per quel che riguarda la qualità, è una bella domanda. Ogni anno guardiamo ai puledri, guardiamo a quelli che possono essere dei prospetti importanti. Ho paura che anche qui ci abbiano portato a non riuscire a costruire il vero campione con la C maiuscola. O ce lo dà la natura, e quindi a prescindere da come noi ci comportiamo, a prescindere da che cosa facciamo, rimane intatto, se no di campioni, e a questo mi riferisco a Varenne e a qualcun altro ancora del passato, secondo me sono difficili da costruire. Quella che ci andava più vicino e che per la ricordiamo già. Esatto, secondo me sì, perché il giorno dell'Orsi Mangelli di Milano, in cui lei vinse la batteria e la finale, all'ippodromo si respirava un'aria diversa, un'aria che io avevo sentito solo attorno a Varenne. Le foto, la gente, gli applausi, l'Italia contro il resto d'Europa, era una trascinatrice senza volerlo, aveva reinterpretato lo spirito del campione in Italia, perché siamo noi per forza di cose siamo sempre legati a Varenne, e meno male che ci sia stato lui, perché come l'ho vissuto quando ero piccolo, così l'ho trasmesso a mio figlio, e tra altri 40 anni saremmo ancora lì a decantarne le gesta. Certo. Però la programmazione di adesso, il modo di lavorare che si ha adesso, il consumismo, proprio l'usa e getta che c'è adesso, secondo me, se non ce lo regala la natura, noi non siamo più capaci di costruire un campione con la C maiuscola. Sei d'accordo, Moreno? Scusa, finisci. Ce ne sono molti di buoni cavalli. Certo. Moreno, così ti lascio chiudere, anche perché così chiedo anche a te cosa ci aspettiamo in fondo da questa annata. Direi che sono d'accordo con Filippo, forse però, perché se qualche proprietario lascia lavorare qualche allenatore, probabilmente riusciremo a avere ancora un altro Varenne o qualcosa di simile. Il problema è che abbiamo tutti fretta, dobbiamo rientrare in fretta dall'investimento, non è più un hobby ma è un investimento. E se qualche proprietario lo fa ancora per hobby, può darsi che qualcosa salti fuori, però finché si fa per investimento Varenne non potrà mai più saltare fuori, e a 5 anni i cavalli sono ultra spremuti, quindi non puoi dire un campione 2-3 anni, il campione deve durare, deve rimanere nell'immaginario della gente. Certo. Devi,
girare il mondo, deve girare per essere un campione, vincere in tutto il mondo, non vincere in Italia solo. Qualcuno che lo fa ancora per passione e non per investimento, può darsi che aiuti qualche allenatore a ritrovare il campione. Io spero, sono un romantico. Forse. Bene, allora io con questo direi di chiudere questa bellissima puntata in cui Filippo ci ha dedicato un'ora di tempo del suo tempo. Filippo, veramente è stato un piacere parlare con te e anche conoscere un po' quelli che sono dei risvolti che magari qualcuno non conosce e comunque su cui crearsi una valutazione sul tuo essere gentleman, anche un po' diversa e sicuramente più simpatica, cosa che hai dimostrato in questa puntata. E io chiudo solo racconta che in questo momento storico abbiamo in classifica, visto che di quello parliamo, per i gentleman Filippo in testa con 10 vittorie su 32 corse, Ciro Ciccarelli è secondo con 9 in 33 corse e Matteo Zaccarini è terzo, cioè a pari merito con Ciro Ciccarelli con 9 vittorie in 33 corse, quindi in bocca al lupo per questa ennesima sfida, Filippo. Perfetto, io vi ringrazio, sono stato bene, abbiamo trascorso un'ora che è volata via e volevo far riflettere tutti proprio su quello che abbiamo detto e su come ci si può prendere in giro, cioè ci si può da soli rendere più simpatici. No, mi sto spiegando male. Ecco, avevo fatto una bella puntata e abbiamo chiuso con questa cagata qua. No, volevo proprio dire che... Guarda, hai visto, sta facendo da solo, è perfetto per Rissoff. Hai visto come gli abbiamo insegnato in un'ora? Io l'ho visto subito, no, dopo 5 talento, minuti avevo capito che era proprio... No, dopo 5 minuti ho detto, socio, però, qua abbiamo fatto tardi, qua dovrebbe essere il primissimo ospite, dovrebbe essere. No, dovremmo vabbè. Cominciare con lui, sì, va bene. Grazie Filippo. Ciao Filippo, a presto. Ci vediamo dopo, dai. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rissoff, non perdeteci di vista, noi ci siamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Filippo. Ciao.